Roma dice basta, anzi grida contro il degrado, la noncuranza e lo scempio ormai sotto gli occhi di tutti. È divenuto in molte zone della capitale non solo un problema di decoro, ma di salute pubblica e sicurezza. Centinaia, forse migliaia, sono i cittadini che si sono ritrovati in piazza del Campidoglio per far sentire a gran voce le loro proteste. La gente in qualche modo voleva partecipare, ma non sapeva come farlo. Tant'è vero che ci hanno riempito la pagina Facebook. 22.000 persone che ti dicono basta, non se ne può più, che mandano fotografie, post di degrado, di cassonetti, di spazzatura, di buche per le strade, insomma le cose che sappiamo. Proteste che ovviamente non potevano non interessare anche la prima cittadina, il cui nome è stato scandito per tutta la manifestazione da slogan coloriti e ironici che chiedevano le sue dimissioni e la fine del mandato. La manifestazione, portata avanti dal gruppo civico Roma per Tutti, Tutti per Roma, è nata dall'idea di sei amiche romane, promuove l'idea della partecipazione civica come elemento di pressione nei confronti delle istituzioni per migliorare la città. Centinaia e centinaia, forse migliaia di persone che ci sono qui stamattina, sono tutte persone che abitano a Roma, la amano, sono disposte, interessate, coinvolte anche a collaborare per un suo cambiamento effettivo. Credo che un'amministrazione adeguata ad una città così ricca e così complicata debba avere una maggiore attenzione e maggiore amore. Punto focale dell'evento rimane quello di essere stato capace di accendere in moltissimi cittadini una nuova presa di coscienza e riunirli pacificamente con un unico scopo: ripulire l'idea di Roma. Perché, come ci dice una delle manifestanti, passata una Raggi se ne fa un'altra. Sono le teste che vanno cambiate.